Secondo successo interno consecutivo per la Virtus Francavilla, che supera di misura la Gelbison imponendosi per 1-0. Non una prestazione indimenticabile quella dei biancazzurri, che aggiudicandosi una gara ricca di insidie salgono a quota 7 punti in classifica, il tutto sotto gli occhi tutto sommato soddisfatti di mister Antonio Calabro. Sono soddisfattissimo per i 3 punti, sono partite difficili, se pensiamo che contro la Gelbison, una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie D, no? con dei giocatori che corrono per 90 minuti, facendo anche un certo tipo di gioco, andando molto sulle seconde palle, un gioco abbastanza sporco che non sempre riesce a fare delle prestazioni importanti con queste squadre qua, dove non ti danno dei punti di riferimento sul gioco corto, ma soprattutto giocando sulla palla lunga e sulla seconda palla. Quindi i ragazzi secondo me hanno iniziato benissimo, giocando molto bene e facendo quello che loro, gli riconosco che loro possono fare per molto più di tempo, però durante la partita. Poi ci sono state delle difficoltà, la difficoltà è stata quella che a un certo punto gli attaccanti continuavano a pressare alti e i difensori un po' di preoccupazione per il vento che allungava questa palla e per il sole di fronte, perché qualcuno mi ha detto che non riusciva a vederla, quindi si sono allungate un po' le maglie fra difensori e attaccanti. E avendo noi la possibilità comunque di andare sempre molto alti e molto intensi, si creavano degli spazi che ai centrocampisti il gioco forza poi non gli hanno dato semplicità nel toccare molti palloni, e quindi andavano in fatica perché dovevano ricoprire prima il campo in avanti e poi il campo all'indietro sulla seconda palla, perché loro giocavano molto su questo. Qualche preoccupazione da parte loro ce l'abbiamo messa noi, perdendo qualche pallone di troppo soprattutto il primo tempo, però per una squadra che vuole proporre qualcosa di calcio può succedere, altrimenti potremmo giocare anche noi sulla seconda palla come ha fatto la Gelbison, che l'ha fatto, attenzione, non è che non va bene, l'ha fatto anche molto bene, vuol dire che sono organizzati per quello.